Ancora Armellini, conclusione, Schirone sulla respinta, c'è Fratini che porta in vantaggio l'Italpon. E dunque match che si sblocca finalmente quando il cronometro segna meno 11 minuti e 46 secondi. Rocchi se la sposta sul sinistro e arriva il diagonale vincente di Rocchi che riporta il punteggio in equilibrio. E allora 1-1 tra Atletico New Team ed Italpol. Ristabilisce la parità Rocchi. Fratini se la sposta sul destro, miracolo di Schirone che con la mano di richiamo devia in calcio d'angolo. Buono il muro del numero 6, però qui non c'è attesa con Rocchi e alla fine Fratini ne approfitta e riporta in vantaggio l'Italpol. Ancora Italpol, dunque, che si riporta subito in avanti nel punteggio, doppietta di Fratini. Si prende il secondo giallo ed è il secondo espulso dell'Atletico New Team. Ingenuità clamorosa. Armellini, conclusione! Ed eccolo qui il gol del 3-1 dell'Italpol a firma di Armellini, che realizza il quarto gol in campionato della... e dunque Italpol che allunga. No. Eccolo qui il suono della sirena che manda le squadre all'intervallo. Punteggio sul 3-1 per la squadra di casa. Catania in mezzo per Ciamei, lo scambio, Catania, il gol che riaccende le speranze dell'Atletico New Team. Buona azione qui biancorossa. Il triangolo Catania, Ciamei Catania, che alla fine battezza a rete e accorcia le distanze. Muovere la difesa, l'Atletico New Team, Moreschini se la porta sul sinistro ed eccolo qui il gol del pareggio, il gol del 3-3 a firma di Moreschini. E allora l'Atletico New Team che resuscita definitivamente e si riporta in parità sfruttando al massimo l'occasione di superiorità numerica.
parte verso Lauri, in mezzo per Tapia. Tapia, buono per Lauri, che riporta in vantaggio l'Italpol. Grande giocata qui di Lauri, ma gran parte del merito di questo gol va a Tapia, che con una svolata ha praticamente detto di segnare a Lauri. Attenzione alla palla che finisce in rete, e allora l'Italpol trova il 5-3 con Di Giuseppe e forse chiude definitivamente i conti e si aggiudica 3 punti in questo super match. E la partita finisce qui. Fabio Ferrari al termine di Italpol Atletico Noi Team. Allora Fabio, quest'oggi vinta una partita difficilissima da giocare sotto il punto di vista mentale. Vabbè, era una partita importante, venivamo poi dalla bella prestazione con la Nord-Ovest e trovavamo qua la New Team, che è inutile nasconderci, la squadra è finita l'anno scorso, siamo cioè il campione all'ultima in casa loro. Abbiamo fatto un'ottima partita, merito anche agli avversari che non hanno mollato un minuto, anche se hanno avuto due espulsioni durante la partita, dei giocatori comunque importanti, sono stati bravissimi, hanno lottato tutta la partita. Questa è una grande partita, diciamo è uno spot per questo sport a livello regionale. Siete stati bravi anche a gestire la partita dal punto di vista nervoso, che non vi siete mai fatti prendere dal troppo agonismo, diciamo. Sì, vabbè, è stato l'agonismo quello giusto, ci siamo dati calci da una parte e dall'altra, però sempre cercando di prendere la palla. Poi è normale, queste partite era una partita sentita, è inutile che ce lo nascondiamo, e quindi anzi abbiamo contenuto anche troppo la nostra euforia. I 3 punti pesantissimi per la classifica, questi arrivati oggi. Sì, punti importanti soprattutto perché in casa non ne vogliamo lasciare nessuno. La C1 è tutta, ogni partita è una battaglia, poi col tempo effettivo le partite non finiscono mai, devi lottare fino all'ultimo. Oggi abbiamo avuto l'ennesima riprova e quindi adesso testa alla prossima, perché ogni partita è una battaglia. Allora, Ronaldo Romagnoli al termine di questa partita, innanzitutto ti chiedo un commento a caldo sulla prestazione, diciamo, su come hai visto oggi i tuoi ragazzi in campo. No, secondo me abbiamo dato tutto, chiaramente gli episodi un po' hanno fatto la differenza, però io sono soddisfatto, ho visto una squadra viva, compatta, e questo è quello che mi interessava più di tutti, più del risultato forse. Forse quest'oggi c'è stato qualche episodio che vi ha condannato, tra virgolette, perché poi la partita si poteva anche recuperare, però comunque sia qualche episodio vi ha dato delle penalità. E un commento su queste cose, questa ingenuità da parte dei tuoi ragazzi, perché poi alla fine sono ingenuità, sono. Sì, sicuramente dobbiamo lavorare anche su questo, sull'ingenuità, perché purtroppo poi prendere un'espulsione così con un fallo di mano non ha veramente senso, perdere un uomo, poi comunque un under 21 per noi è stata comunque dura, però i ragazzi hanno reagito in campo, quindi io sono contento, devo dire la verità. Allora, bisogna dimenticare questa sconfitta, perché poi tra una settimana arriva la Nord-Ovest e sarà un'altra partita dalla grande importanza. Sì, sicuramente ci metteremo alle spalle, analizzeremo tutte le cose che sono state fatte sul campo, come facciamo sempre, e poi testa la Nord-Ovest, il campionato è lunghissimo, quindi non ci sono proprio nessun problema, insomma. Grazie Leonardo.